Giovedì da 5 stelle, 3 vittorie su 3. Vincono Lazio, Roma e Fiorentina. Tutte e tre si portano a casa i 3 punti che in questa giornata sono davvero fondamentali per far ripartire la missione europea. Ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, continuate a supportarci con i mi piace, commenti e iscrizioni. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale. E allora, partiamo subito con la Fiorentina. Vi raccomando, iscrivetevi anche nel secondo canale di OneTV o Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. Poi abbiamo anche dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. San Gallo-Fiorentina. È stato un primo tempo dove la squadra di Paladino ha sofferto parecchio, un primo tempo dove addirittura si va sotto e tutto il primo tempo è tutto a favore del San Gallo, però nel secondo tempo entra una nuova Fiorentina, entra la Fiorentina che abbiamo visto contro Lecce, contro il Milan, grintosa, una Fiorentina che vuole cercare la vittoria e nel giro di 2 minuti fa l'1-2 pugilistico che mette capo e San Gallo, perché prima Martinez quarta fa il gol dell'1-1, poi Iconè fa il 2-1. Sembrava una grande rimonta, sembrava che la Fiorentina avesse il controllo della partita, però il San Gallo pareggia 2-2 e qui forse arrivano anche i fantasmi del passato. Invece no, perché la Fiorentina riparte e ancora una volta Iconè oggi in giornata super. A me Iconè, io lo adoro come giocatore, è un giocatore fantastico, però dipende come decide di scendere in campo. Se scende in campo per giocare a calcio è uno che col pallone ti può fare di tutto, però se scende con quella spocchia, con quella non tanta arroganza, ma quella cosa che ti fa arrabbiare, tu dopo 2 minuti lo togliesti dal campo. Dopo 2 minuti lo togliesti in campo. Invece oggi è la versione super di Iconè, perché fa la doppietta e soprattutto oltre alla doppietta è anche un uomo pericoloso, ma una partita che si metteva male addirittura in tutta la partita, cioè, ci sono stati 6 minuti di recupero nel primo tempo e 9 nel secondo. Alla fine l'ha chiusa un calcio d'angolo Gonzes per il 4-2, un punteggio importante che porta la Fiorentina al primo posto a punteggio pieno con 6 punti insieme al Chelsea, le due grandi favorite alla vittoria finale di questa competizione. Ricordiamo che quest'anno non ci saranno nessuna retrocessione dell'Europa League e semplicemente se Fiorentina e Chelsea non si dovrebbero affrontare, queste due squadre sono le favorite per arrivare in finale perché sono le più forti della competizione. Invece in Europa League ci sono state 2 vittorie su 2. La Roma nel pomeriggio che ha vinto contro la Dinamo Kiev, ormai vecchio ricordo della squadra di Shevchenko che dominava, quella che addirittura con l'attaccante ucraino è arrivata in semifinale di Champions, ormai una Dinamo Kiev che è una squadra normale, forse di bassa alta classifica della Serie A, mi spiace dirlo, ma la decide proprio un ucraino, Dubček su calcio di rigore, però che sofferenza! Non è possibile che la Roma soffra così tanto in casa contro la Dinamo Kiev. Ma oggi era fondamentale la vittoria, era fondamentale portare a casa i 3 punti, perché oggi i 3 punti pesavano tanto per far ripartire la Roma dopo il passo falso di 15 giorni fa, però è una vittoria che deve far riflettere e io dico che ancora una volta la panchina di Juric è molto molto a rischio. Tanti dicono che la partita con la Fiorentina sarà la partita decisiva o dentro o fuori, una cosa è sicura, io vedo giocatori che solo a vederli non si fidano di Juric. Juric che mi va in conferenza stampa e mi dice: Trigoria è bellissima, la Roma è bella, tutti bravi, tutti fenomeni. Oh, non sei al parco giochi. Juric, non sei al parco giochi. Sei
l'allenatore della Roma, una delle, non dico la più forte, ma una delle cinque più forti squadre italiane. E non mi puoi andare a dire: Trigoria è bellissima, i giocatori sono forti, il presidente è bravo, tutto. Ma dove siamo? Dove siamo? Io capisco che Juric viene dal Torino, però forse si dovrebbe ricordare che lui allena semplicemente la Roma. È una squadra che ha giocato la Champions, è arrivata addirittura in semifinale di Champions. Ora è da tanti anni che non è in Champions, però a me che mi parla sì, tutto bello e non mi piace. Io voglio un allenatore. Siamo passati da Mourinho a De Rossi, a Juric, per me è un passo indietro. Già era un passo indietro quando avevi preso De Rossi, però De Rossi l'avevi preso perché era bandiera, ci serviva un simbolo che i tifosi stessero con te, e De Rossi aveva fatto bene. Poi è stato cacciato per problemi esterni dal calcio, perché non stava facendo male, ma stava facendo benino. Si poteva fare di più, certo. Nel calcio si può fare sempre, sempre di più. Ma oggi era fondamentale vincere, l'ha portato a casa 3 punti e ora testa a Firenze, dove Juric si giocherà tanto. E una bella vittoria del Lazio 2-0 grazie al gol dell'eterno Pedro e di Isaac. Un gol nel primo o nel secondo tempo. Batte il Twente in casa degli olandesi. Però è stata una partita dove il portiere della squadra olandese è stato un pazzo. Tu, dopo 11 minuti, non puoi atterrare un giocatore in quel modo. Tu, dopo 11 minuti, decidi di buttare nel cesso, lo torno a dire, nel cesso, la tua partita e rovinare la partita dei tuoi compagni. Quell'espulsione è stata l'emblema della partita, perché a quel punto la Lazio ha giocato tutti in avanti. La Lazio ha chiuso il Twente nella sua area. Prima Pedro, che qui, anche qui, altri 5 minuti per decidere se gol, se fuori gioco o no. Si vedeva ad occhio che non era fuori gioco. Ad occhio! Però ormai gli arbitri pensano solo a non sbagliare e sanno benissimo che tanto ci sarà il VAR che li corregge. Ma non va bene così. Devi avere le palle di prendere una decisione. Se fuori gioco o no, tanto poi ci sarà il VAR. Hai paura che poi se sbagli perdi punti, però così non va neanche bene. Non va bene che tu decidi, dai un gol, però poi a un certo punto aspetti il VAR. Ma dove siamo? Non è più calcio. Tu vedi, festeggiando un giocatore, poi può vedere 5 minuti così tutti fermi e poi festeggiare di nuovo. Ma non è calcio. A me questo non è calcio. Questa è una buffonata per me. Però la Lazio, che non ha mai rischiato niente, cioè, addirittura c'è stato un calcio di rigore prima d'ante e poi tolto, e alla fine Isaac fa il gol del 2-1, del gol che chiude definitivamente il risultato, con la Lazio a sorpresa prima della classifica unica, con Lazio 9 punti insieme a Anderlecht e Tottenham. E questa è la grande sorpresa di questa Europa League. Una squadra italiana prima nel girone, 3 su 3, e mai in difficoltà. In Europa la squadra dei Baroni sta dimostrando che può fare la differenza. L'Europa League è il suo ambiente. Signori, come dico, 3 su 3 è un risultato buono per il ranking. Poi dobbiamo fare tanto per aumentare la classifica del ranking in Champions. Champions è la prendi più punti possibile. In questi 3 giorni di Champions, di Europa abbiamo avuto 5 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. C'è ancora tanto da lavorare, però il calcio italiano non è così disastrato come tanti vogliono dire. Almeno nelle coppe inferiori facciamo la differenza. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!